Una ragazza minorenne di nome Anna suona il violoncello nella sua stanza, quando improvvisamente il patrigno, ubriaco come sempre, entra e la colpisce sulla guancia con violenza. L'uomo chiaramente cerca di fare qualcosa di cattivo con il corpo della ragazza, che tenta di difendersi e lo spinge via. Il patrigno inciampa vicino al comodino, rompe il vaso a frammenti e si ferisce alla gola, perdendo sangue in quantità ingenti. Muore all'istante di fronte alla ragazza traumatizzata. In tribunale, Anna insiste sul fatto che si trattava di legittima difesa, ma tuttavia, la madre le va contro, testimoniando che il patrigno era una bravissima persona e non si sarebbe mai permesso di sfiorarla con un dito. Il giudice condanna la ragazza a 4 anni di detenzione in una prigione per minori. Insieme ad altre ragazze viene portata sul luogo, dove viene controllata dalle guardie severe e le viene fornita l'uniforme dei prigionieri. Il direttore Frank accoglie le nuove arrivate e ripete che devono rigorosamente obbedire agli ordini delle guardie. Anna viene condotta nella sua cella, dove conosce Ginny, una ragazza che legge tutto il tempo e non ama interagire molto con le persone. Afferma che è qui da ormai 5 anni. La mattina successiva, Ginny si sveglia prima di Anna e occupa il tempo spiandola e toccandosi sotto la pancia. Quando quel giorno le ragazze fanno pausa in cortile, la povera ragazza viene avvicinata da Cody. Inizia a farle domande sulla sua vita fuori dal carcere e cerca di incuterle terrore affermando che gli altri prigionieri sono dei veri mostri, e non principesse come lei. Cody afferma che Anna è troppo bella, ed è per questo motivo che non durerà a lungo in questo posto. Di nuovo in sala da pranzo Anna viene avvicinata dal gruppo di Cody, e quest'ultima le propone di nuovo la sua protezione poiché Anna le sta simpatica. Anna si alza dal tavolo e ripete che vuole rimanere sola, mancando di rispetto Cody. Per questo motivo, più tardi il gruppo porta Anna in una stanza nascosta alle telecamere e la picchia senza pietà. Cody minaccia la ragazza di ucciderla se lo racconterà alle guardie, dopodiché la bacia sulle labbra e se ne va. L'infermiera Jane spiega all'adolescente che la prigione è un posto orribile e le persone qui sono molto crudeli. Jane le consiglia di andare dal direttore Frank per parlargli di persona dell'accaduto. La ragazza va dal capo della prigione e gli chiede aiuto. Frank afferma che l'unico modo per evitare la violenza è andare in isolamento, ma è una cosa che non le consiglia in quanto è facile perdere la sanità mentale. Tuttavia afferma che c'è un altro modo. Le offre la sua protezione in cambio di qualche favore personale che la ragazza può ricambiargli. L'adolescente capisce cosa cerca di intendere l'uomo e rifiuta l'offerta, quindi Frank la rimanda subito in cella. Anna torna in lacrime e Ginny cerca di calmarla, raccontandole come anche lei ha dovuto subire tutto questo. Ginny dice ad Anna che è molto bella, dopodiché si avvicina e la bacia. Le due ragazze fanno l'amore e poi si addormentano insieme. Durante le lezioni Anna viene costantemente fissata da una ragazza di colore. Più tardi nel cortile la minaccia e la deride davanti a tutti i presenti. Anna capisce che non ha scelta, quindi decide di accettare la protezione di Cody. Ginny cerca di persuaderla ma Anna è decisa. Una ragazza del gruppo di Cody la attacca, ma Anna combatte e riesce persino a batterla, guadagnandosi il rispetto di Cody. Le ragazze la portano nella loro cella, dove c'è la televisione, alcol e droga. Spiegano che sono tutti regali di Frank per la loro buona condotta. Nella cella le ordinano di andare a picchiare la ragazza di colore che la deride costantemente. Anna esegue l'ordine senza pensarci due volte, mentre il combattimento viene ripreso da un cellulare. Come punizione, le guardie la spogliano e la gettano nell'isolamento per 2 settimane. Ma dopo pochi giorni, Frank la tira fuori da lì fuori e afferma che potrà tornare nel suo letto se gli farà dei favori. Anna accetta di compiacere l'uomo, sebbene provi un forte disgusto verso di lui, e dopo ciò anche verso di sé, vomitando. Quando Anna torna dal gruppo, le viene tatuato il loro slogan sul braccio, e Cody le fa anche fumare dell'erba. Cody chiede alle altre di lasciarle sole, dopodiché ammette i suoi sentimenti per la ragazza, quindi le due finiscono per fare l'amore. Più tardi la madre di Anna viene a trovarla per la prima volta. La donna continua a non credere alle parole di Anna, e afferma che deve smettere di raccontare bugie. Anna piange incredula, e le risponde che il patrigno abusava di lei fin da quando era piccola. La madre le dà uno schiaffo in faccia, dopodiché la figlia le urla contro dicendo di non venire mai più a trovarla. Il giorno dopo la ragazza di colore attacca la banda di Cody. Anna viene di nuovo portata da Frank, dove l'uomo le spiega che la ragazza di colore è stata mandata in isolamento per 2 settimane, mentre a lei non succederà nulla perché è la sua preferita. Dopo queste parole procede a drogarla e abusa di lei. Quando Anna torna in cella è ancora sotto l'effetto degli stupefacenti, quindi schiaffeggia Ginny cercando di parlarle e chiedendole perdono subito dopo il gesto. Le guardie vedono il livido sul viso di Ginny e mandando Anna di nuovo nell'ufficio di Frank, dove ovviamente l'uomo fa le sue solite cose. Stanca della vita che sta vivendo, Anna va da Cody e le chiede della droga, e quando Cody rifiuta vedendo lo stato miserabile della ragazza, le due litigano e si insultano. In cortile Anna cerca di fare pace con Ginny, che però è ancora arrabbiata con lei e la ignora. Disperata, nota delle ragazze che fanno uso di droga di nascosto, quindi si avvicina, le paga e riceve la sua dose di dopamina. Più tardi Cody le urla che sta facendo uno sbaglio, ma Anna non le dà ascolto e la manca di rispetto, motivo per cui Cody le toglie la protezione della sua banda.
Approfittando della solitudine della ragazza, la ragazza di colore la picchia sotto le docce. Anna continua a far uso di droga insieme alle altre ragazze del cortile, motivo per cui inizia a vedere allucinazioni e pensa spesso al suicidio. Ginny cerca di farla ragionare, ma Anna ormai non le dà ascolto. Sotto l'effetto dei farmaci, Anna attacca di nuovo la ragazza di colore, provocando una maxi rissa e finendo di nuovo in isolamento senza vestiti. Rimanendo lì qualche giorno, la ragazza rompe il vassoio di plastica e procede a tagliarsi le vene. Viene salvata dalle guardie prima che accada il peggio. Torna in sé con orrore in un ospedale psichiatrico. L'infermiera Jane chiede alla ragazza di tornare lucida per non finire come le altre pazienti del manicomio. Anna chiede solo di incontrare sua madre. Durante l'incontro con la donna, questa finalmente confessa di essere sempre stata consapevole di cosa le facesse il patrigno, e con le lacrime agli occhi chiede perdono alla figlia per non averla protetta. Dopo qualche giorno Frank permette alla ragazza di tornare in cella. Lì, patendo il dolore, Anna graffia via il tatuaggio della banda di Cody. Fa anche pace con Ginny, dopodiché fanno di nuovo l'amore. Alla mensa, la banda di Cody si prende gioco di lei, e dopo ciò anche la ragazza di colore si avvicina e la umilia, in quanto ora non viene protetta da nessuno. Più tardi in serata, Frank chiama la ragazza nel deposito, dove le mostra il violoncello che le sta regalando. L'uomo vuole che la ragazza si esibisca allo show dei talenti che si terrà in carcere nei prossimi giorni. Il giorno dopo in corridoio, Cody picchia Anna e le taglia il viso con una lametta per aver mancato di rispetto la loro banda togliendo via il tatuaggio. Dopo ciò le camminano anche sulle mani in modo che la ragazza non possa suonare il violoncello. Quando Frank viene a trovarla all'infermeria, Anna confessa di essere stata picchiata da Cody. L'infermiera Jane intanto nota i comportamenti strani del direttore. Più tardi Anna va nell'ufficio di Jane e le racconta degli abusi del direttore. Allo stesso momento l'uomo le sta spiando da una telecamera nascosta. Per questo motivo chiede ad alcune prigioniere di picchiare Jane. L'infermiera si infuria e va nell'ufficio di Frank, dove gli comunica che racconterà a tutti dell'accaduto e lui finirà in prigione. Non appena lascia l'ufficio, il direttore chiama qualcuno e dà l'ordine di eliminarla. Nello spogliatoio, Jane viene avvicina da una detenuta, che senza pietà la pugnala con una lametta, uccidendola. Il direttore mente ad Anna che è stata opera di Cody. Durante il talent show, Anna si esibisce davanti a tutti, riuscendo a far zittire tutti. Dopo l'esibizione, Frank promette alla ragazza che la settimana prossima metterà una buona parola per lei durante la sua udienza per la libertà vigilata. Anche in questo caso l'uomo approfitta del suo potere. In cella, Ginny chiede ad Anna di non fidarsi ciecamente del direttore, in quanto non ha scrupoli a mentire. Anna quindi decide di non farsi ingannare e chiede l'aiuto di Cody, la quale accetta subito di vendicarsi del direttore una volta per tutte. Cody porge un cellulare ad Anna e le consiglia di registrare un video degli abusi. Quando Anna va nell'ufficio del direttore, quest'ultimo le chiede di suonare il suo flauto per l'ultima volta se vuole che lui metta la sua buona parola per lei durante l'udienza. La ragazza di nascosto filma tutto il processo. Durante l'udienza, Anna ammette di essere cambiata in meglio e di essersi pentita delle proprie azioni, dando una buona impressione sui responsabili. Tuttavia, il direttore non mantiene la sua promessa e comunica che la ragazza ha commesso numerose infrazioni durante il suo periodo di detenzione, cosa che mostra la sua mancanza di disciplina. I responsabili rifiutano la libertà vigilata di Anna, la quale però era già pronta per questo, e tira fuori il cellulare per mostrare gli abusi subiti. L'uomo viene arrestato, mentre ad Anna viene concessa la totale libertà. Uscendo dalla prigione, Anna incontra la madre e le due si riconciliano. Il film termina mostrando Anna che si esibisce con il violoncello al teatro. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.